Buonasera, questo pomeriggio presenteremo il mio libro in Tanganica. Di che cosa si tratta? Si tratta di una mia invenzione, se la possiamo così chiamare, tra virgolette, e precisamente vi leggo testualmente quello che trovasi scritto come premessa al libro, perché non è un haiku, ma è una poesia breve che viene praticamente elaborata su cinque versi. Il Tanganyika io lo definisco un gioco di parole con regole molto semplici da seguire. I versi devono essere cinque, formati da tutte le sillabe che si vuole, ma che siano dall'alto in basso crescenti o dall'alto in basso decrescenti di una sola sillaba. Il terzo ed il quinto verso, però, devono fare rima. Naturalmente, il Tanganyika deve avere un significato, cioè perché si tratta di una poesia breve. Perché Tanganyika? Tanganyika perché mi è venuta questa idea dal fatto che in siciliano noi diciamo a tanca nica, c'è un recipiente, un contenitore, la tanga, nica significa piccola, corta, breve. Quindi Tanganica, contenitore, breve, contenitore, corto, quindi poesia breve. E questo, diciamo, è stato un lavoro che io ho fatto di recente, non è un lavoro fatto tanti anni fa, perché mi sono cimentato, perché mi piace, diciamo, cimentarmi in tutto, anche se poi magari certe cose non mi vengono bene, nello haiku. E da questa passione, quindi, che dell'haiku, ho tratto fuori questa invenzione, anche perché lo haiku ha una, ci sono tante regole, la metrica, e quindi bisogna conoscere la metrica, bisogna conoscere anche diciamo tante regole, perché l'haiku è complicato. Questo invece, il Tanganyika, è molto semplice, basta fare una sillabazione anche ortografica che è più facile di quella metrica, e quindi viene fuori, diciamo, una poesia che abbia un contenuto, ripeto, morale, un contenuto che viene fuori dall'anima, dallo spirito. Chiaramente è una cosa nuova, quindi è un lavoro che non conosce nessuno, perché è un lavoro che ho inventato io da pochissimo e ancora non è che è stato divulgato. Devo ringraziare a questo proposito Enzo Tardia che mi ha concesso l'immagine della copertina, come vedete, che è una clessidra, appunto perché la clessidra, perché la clessidra, come vedete, fa questa forma e poi scende, tant'è che noi abbiamo il Tanganyika normale, che può essere così oppure così, cioè da partire dal verso più grande al verso più corto, oppure dal verso più corto al verso più grande. Perché quindi ho preso come immagine di copertina proprio questa opera,
perché ho anche ideato la versione del Tanganyika clessidra, che possono essere, anziché un solo Tanganyika, due Tanganyika, però devono essere dalla forma della clessidra. Infatti viene chiamato Tanganyika clessidra. Ringrazio quindi per questa bellissima immagine, perché mi è piaciuta moltissimo quando l'ho vista, gli ho chiesto il permesso e mi ha dato la concessione per poter utilizzarla. Ringrazio altresì il Museo Mirabile per aver editato questo volume e passo la parola a Lorenzo Spurio, che ne ha curato la prefazione. Sì, ringrazio Salvatore Mirabile per la possibilità che mi ha dato di scrivere la prefazione a questo libro, prefazione che ho scritto recentemente con grande piacere leggendo questa opera innovativa e avanguardista, data appunto la scrittura in questo genere molto particolare che Salvatore ha in un certo qual senso appunto inaugurato, ha inventato. E sono anche felice insomma di intervenire in questa presentazione online, dato che appunto in questo momento di crisi non ci è concesso di incontrarci, quindi mi sembra una buona occasione per poter presentare questo libro. E accolgo quindi l'invito di Salvatore Mirabile di dar lettura alla prefazione che appunto anticipa le pagine di questo libro. Ho colto con piacere l'invito del poeta e scrittore Salvatore Mirabile di prefare il suo nuovo volume dedicato a una selezionata raccolta di Tanganyika, vale a dire di una composizione poetica di sua particolare ideazione e codificazione, sulla quale cercherò di dare dei possibili cenni di lettura. La nota di apertura al volume, nella quale Mirabile anticipa le caratteristiche fondanti di questo componimento, è di nevralgica importanza e ci consente di avvicinarci con maggiore circostanzialità alle opere qui contenute. Tra le peculiarità della Tanganyika, dal momento che può dirsi un nuovo genere e dunque una forma comunicativa, sta di fatto che è un sistema espressivo basato sul significato. Pertanto le costruzioni poetiche contenute nel volume, oltre per il fatto intrinseco di avere un contenuto decodificabile, dunque un messaggio interpretabile e leggibile, si caratterizzano per avere una propria struttura formale, vale a dire che lo scheletro prevede una griglia di 5 versi di lunghezza indefinita, ma che rispettino una norma fondamentale quanto semplice. All'aumentare del verso si aumenta di una sillaba. La specularità del disegno versificatorio è tale che è possibile anche operare in senso opposto, cioè seguire il procedimento contrario. Al susseguirsi del verso si riduce di volta in volta di una sillaba. Ciò comporta anche un effetto importante che non dovrebbe essere tralasciato e che risulta cruciale all'interno delle poetiche contemporanee, dove le commistioni tra segno e significato, parola e immagine diventano rilevanti. Il fatto che di verso in verso si viene ad aggiungere o a togliere fa sì che la configurazione grafica del testo sulla pagina o sullo schermo abbia la peculiarità di conformarsi ad una struttura d'albero, se vogliamo, a piramide. Infine, dato che Mirabile nulla lascia al caso, la Tanganyika è attenta anche alla sonorità dei versi che è data, oltre che alle variabili scansioni sillabiche, mediante la ripetizione di sillabe finali identiche in forma di rima tra il terzo e il quinto verso, vale a dire nei versi che rappresentano il cuore del componimento. Un piccolo approfondimento sul nome che identifica questa nuova forma di comporre la poesia va fatto senz'altro. Il Tanganyika è una poesia breve giapponese, spesso definito anche come waka, dalla struttura pentaversificata con struttura sillabica 5-7-5-7-7, pertanto molto simile più al noto haiku, struttura 5-7-5, da poter definire il tanka come un haiku allungato, in quanto implementato da due versi finali aggiuntivi, che replicano l'estensione del secondo verso. L'altro termine che definisce il genere, nika, sembrerebbe una derivazione della parola Nicola,
variante anche Nika, e potremmo interpretarla ricorrendo al mondo greco con il significato di vittoria, si pensi alla famosa Nike di Samotracia. E in tale accezione Mirabile avrebbe potuto intendere con il Tanka Nika un genere pittorico breve e vincente, una novità, una poesia sintetica ma fortemente espressiva, la realizzazione di un messaggio pragmatico e diretto, dotato di liricità, esaustivo e vincente, capace di testimoniare uno stato d'animo, di lanciare un'invettiva o di denunciare un accadimento. Eppure, ragionevolmente, la terminologia Nika dovrebbe essere ricercata nel dettato vernacolare siciliano della parola Nika o Nicaretta, che sta a significare breve, corto e soprattutto piccolo. In tal modo si rimarca la dimensione testuale breve, epigrafica, sinottica del componimento, in qualche modo già contenuta all'interno della definizione di Tanka. Prima di passare a evocare alcuni dei contenuti dei versi del Tanka Nika che sono contenuti nel volume, vorrei porre l'accento su una questione non di minore importanza. Essa ha a che vedere con il profilo letterario di Salvatore Mirabile, così prolifico e variegato, che nel corso degli anni ha dato vita a una grande quantità di volumi che abbracciano interessi ampi e generi di varia natura, molti dei quali editi da Edizioni Museo Mirabile di Marsala, come è il caso di questo che il lettore ha fra le mani. Se da una parte l'amore per la tradizione popolare e la poesia dialettale sono peculiari nella sua figura, va anche ricordata la fondazione ad opera sua a Marsala del Museo Mirabile delle tradizioni d'arte contadine della regione siciliana, nonché i numerosi premi letterari di spessore da lui vinti, quali quello al Festival Rosa Balistreri, dedicato alla celebre cantautrice popolare Delicata, l'autore mostra di non sentirsi slegato dalle nuove influenze, contaminazioni e dalle sperimentazioni propriamente dette, come è il caso del Tanka Nika, il cui nome può, senza vincoli di sorta e come precedentemente rivelato, far pensare alla diffusa moda dello haiku, una poesia sintetica perfetta, efficace e vivida che proviene dalla tradizione orientale. Cultore di ogni aspetto identitario, culturale e folclorico dell'amata Sicilia, Mirabile ha dedicato l'intera vita alla valorizzazione delle molteplici anime popolari della Trinacria, con indiscutibile profitto divulgativo. Attenzione privilegiata versa l'istituto familiare, il contesto ambientale, ma anche la religione cattolica, con trattazioni di tematiche anche di indagine sociale, quali la mafia, con un volume dedicato a esponenti che sono caduti per volere della criminalità organizzata. Le tematiche prevalenti dei versi Tanka Nika sono raggruppabili in tre possibili macro aree, di cui la prima, quella più consistente, ha a che vedere con i valori dell'uomo, dove predominano componimenti dedicati al tema dell'amicizia e l'amore, inteso a 360 gradi e declinato in ogni sua possibile forma, i ricordi, la morale e l'insegnamento religioso. Qui rientrano nella grande manifestazione del comportamento dell'uomo anche le forme meno felici di intrattenimento all'altro, quale la superbia, l'egoismo e la mancanza di coraggio, la necessità della lealtà. Nella seconda area concettuale, invece, possono essere contenute le tematiche di più ampio respiro che hanno un'incidenza civile, vale a dire questioni di carattere attuale e globale, che accomunano tutti gli uomini, quali l'esigenza del perdono, i conflitti con un tempo che scorre velocemente, la carenza di un istituto democratico, la lotta per l'ottenimento di uno scenario allargato di concordia sociale, la libertà dell'uomo così ben espressa nel Tanka Nika dedicata al gabbiano, la violenza di genere. C'è infine l'abnegazione dell'uomo, il suo impegno corale, il sacrificio lavorativo a contatto con la terra ben reso nel componimento, dove viene detto: zappando e seminando si raccolgono frutti e non più ortica, e addolcisce la fatica. Nel complesso degli 80 Tanka Nika presenti nel libro, la gran parte, ovvero 64, sono in italiano, il restante, ovvero 16, in dialetto siciliano, codice linguistico che per Mirabile acquisisce sempre un valore fondante nel suo rivelare sulla carta sentimenti e suggestioni. Vorrei concludere riportando un altro testo che mi pare interessante e che ricalca ancora meglio questa necessità del breve e urgenza del non detto, in qualche modo un insegnamento figlio della poesia post-ermetica italiana. Non occorre dir certe cose, perché stando muti a volte si possono dire messaggi acuti. E con questo io rinnovo il ringraziamento a Salvatore Mirabile, a Totò, per l'onore e il piacere che mi ha dato appunto di scrivere
la prefazione di questo volume, per il quale gli auguro il meglio, con la speranza di poter ritornare in Sicilia presto e riabbracciarlo. Un caro saluto a tutti le persone che vedranno questa presentazione e a presto. Lorenzo Spurio. Grazie, buonasera.